Una ricetta vincente con la zucca? Provate le frittelle! Ho notato che la zucca si abbina molto molto bene con le mele e gli amaretti, dunque ho pensato di raccogliere questi tre sapori in un unico bocconcino. Preparate insieme a me le frittelle super golose, zucca, mele, amaretti. Le frittelle che vi propongo sono davvero molto strane anche nella preparazione. La prima cosa che ho fatto è stata quella di pulire la zucca. Vi consiglio o zucca delica o zucca violina come questa. L'ho decorticata, ho rimosso la parte interna e tagliata a fettine, a spicchi. E poi ho sbucciato anche una grossa mela. Vi consiglio Golden oppure Stark. Ora, con una grattugia elettrica, riduco il tutto a julienne. Il mix di zucca e mela è finito all'interno di una ciotola, vedete? Adesso aromatizziamo con scorza di limone oppure anche scorza d'arancia, ci sta molto bene. Aggiungiamo un pizzico di sale, indispensabile anche quando fate i dolci, non smetterò mai di ricordarvi questa cosa. Aggiungiamo ora la farina bianca, il lievito per torte, lo zucchero e amalgamiamo il tutto aggiungendo un tuorlo e tanto latte quanto basta fino ad ottenere una giusta consistenza. Prima però mettiamo gli amaretti sbriciolati. Questa è la consistenza che abbiamo ottenuto. Adesso però che cosa ci manca? Ci manca l'albume. Un albume più che sufficiente, lo montiamo a neve ben ferma, che favorirà la frittura, o meglio, favorirà la lievitazione durante la frittura. Uniamo ora la massa di albumi a neve al composto. Adesso siamo pronti per friggere. Alla mano ho il termometro che monitoro sempre la temperatura e devo stare attenta a non superare il punto di fumo, ovviamente. Ci siamo quasi, utilizzate oli d'oliva oppure olio d'arachidi, quindi con un punto di fumo piuttosto alto in modo da stare tranquilli abbastanza, ecco. L'olio quando è arrivato in temperatura è pronto, quindi preleviamo dei ciuffetti d'impasto e li immergiamo nell'olio bollente. Vi consiglio non troppe frittelle per volta, altrimenti la temperatura dell'olio va giù. Ho già rimosso dall'olio le prime, vedete come devono essere. Magari aiutiamole, giriamo le frittelle nell'olio per favorire la frittura e ricordate che più olio mettete, meno ne assorbono. Non mettete poi le frittelle quando l'olio è ancora non caldissimo, altrimenti queste ne assorbiranno molto. E si procede così. Frittelle pronte, un piccolo peccato di gola, ebbene sì, ma vedete poi questi filetti super croccanti? La fine del mondo. Poi ovviamente potete anche cucinarli in forno, per carità, però ovvio il risultato non sarà assolutamente lo stesso, magari potete realizzare dei mini muffin. Secondo me l'abbinamento ci sta molto bene con un po' di cacao amaro, senza esagerare però, un pochino così, oppure se gradite il classico zucchero a velo. Sono buone anche con l'uvetta. Insomma, una vera goduria per festeggiare l'autunno con la regina di questa stagione. Ciao, buon appetito!